una torta di gelato che non va in frigo ma in forno, l'avete mai vista? Beh, oggi è arrivato il momento. Come è arrivato il momento di utilizzare uno dei prodotti principe, anzi una regina, di quest'autunno, la zucca. Cucineremo quindi degli gnocchi fatti con la zucca e la ricotta affumicata, quindi colori tipicamente autunnali, naturalmente prodotti davvero autunnali, allora facciamo la spesa. Eccola qui la mia zucca, buongiorno. Si trasforma in carrozza anche. Magari sì. Sarebbe il caso. Allora faremo degli gnocchetti di zucca, quindi zucca e salvia sì, poi. Va bene tagliata così. Benissimo. Ok. E un po' di salvia meravigliosa, eccola qua. Sì. A posto. Sono stata attirata dal profumo, Rosa. Rosa? Di tutto. Mi servono per oggi 100 grammi di ricotta e anche di ricotta affumicata, un uovo e burro. Ok, questa è la ricotta. Ricotta, la ricotta affumicata, il burro e l'uovo che cerchiamo di salvare. Esatto, comincia già a conoscermi Rosa. Okay, grazie, ciao. Il mio posto preferito. Ciao Marco, buongiorno. Oggi ci servono 500 grammi di gelato alla nocciola per fare una torta che andrà in forno. Ecco a te Andrea, grazie, buona torta. Grazie Marco, gentilissimo. E allora io con il mio gelato, se ne avanzerà un pochino, andiamo subito in cucina a Bailey. Buongiorno carissima Elena. Buongiorno a tutti, ben arrivate. Allora, ti stai preparando? Arrivate tutti, certo. Anche te. Anch'io. Ti stai preparando? Sì, sto preparando perché faremo delle ricette molto buone oggi. No, ecco, ma mi raccomando proprio perché insomma abbiamo un bravissimo personaggio oggi, una persona che è stata addirittura, pensa, alla prova del cuoco. Dai. Sì, e anche i menù di Benedetta. Benedetta Parodi? Benedetta Parodi. Wow! Beh, ma ascoltami, dai, sì, faremo bella figura. Dovresti cercare di fare bella figura. Beh, anche tu sai, carina, perché io cucino, però appunto, tu cucini. Tu intervisti, per cui, cioè dobbiamo fare bella figura. Ok, oggi, dai. Allora, io vado a conoscere la mia ospite. Ok, intanto finisco di prepararmi. Mi raccomando. Così. Ok, ho capito. Sì, in cucina ci sa proprio fare e oggi la vedremo all'opera anche a Due Chiacchiere in Cucina. Gabriella Gasparini, benvenuta a Due Chiacchiere allora. Buongiorno, grazie per l'invito. Ciao, ti mancava Anna. Solo Due Chiacchiere, vero? Esatto, mi mancava solo Due Chiacchiere in Cucina e anche Masterchef. E anche Masterchef. Una cosa alla volta. Intanto, nelle altre trasmissioni, intanto il caffè non te lo offro subito. Esatto. Prima di tutto, quindi godiamoci questo caffè. Poi io so che non solo tu sei brava ai fornelli, ma sei brava anche con la scrittura, anche perché scrivi in un blog milanese di moda nella sezione appunto di cucina, esatto. Ma anche per un libro cotto e tatuato che io ho qui. Sì, è un libro edito da Dumpster Edizioni nella collana dei quaderni di Loggione di Bologna, è una collana enogastronomica dove abbiamo abbinato le esperienze di vita e Guinness Record di Alle Tattoo. Che noi ben conosciamo, Alle Tattoo, chi se lo dimentica? Alle è un Tattoo, matto, guarda il mio socio! È un folle, è un grande, ci siamo divertiti tantissimo in trasmissione con lui, davvero. Se vi siete persi la puntata andate a rivederla che abbiamo su YouTube tutte le puntate, E questo libro racconta quindi i suoi Guinness a livello mondiale nelle quali io ho abbinato dei piatti tatuaggi chiamati, perché ripercorre proprio la sua vita, i suoi record e abbina le due arti antiche, quindi l'arte della cucina assieme all'arte del tatuaggio. Ma tu ce l'hai un tatuaggio? Nessuno, guarda. Perché? Ho paura degli aghi. Cioè lavora con Alle Tattoo e lei ha paura degli aghi, cioè il più grande tatuatore mondiale, perché insomma lo è,
alla fine e a porre gli beh, insomma, tu comunque, vogliamo dirlo, sei anche mamma. Sono mamma di una bambina di 6 anni che si chiama Emma. Le mando un bacione. Bel nome, ci sta seguendo, quindi la salutiamo anche noi, 2 chiacchiere in cucina. E cos'altro dire, insomma, alla fine i tatuaggi, la cucina, lo stile, la moda. È sempre tutto tendenza, perché adesso, come sai benissimo, sono praticamente le passioni più amate dagli italiani, cucina e tatuaggio, e comunque anche la moda va sempre di pari passo con la cucina. È buono ciò che si vede da mangiare, ma deve essere soprattutto anche bello da vedere. Eh sì, tu sei un po' modaiola. Un po' sì, però comunque a me piace anche comunque essere sempre anche con un paio di jeans, un pantalone, mi vedete anche in pantofole. Andiamo anche bene quest'anno perché sono ritornate di moda, anzi sono appunto di moda, sneakers, quindi anche scarpe da ginnastica con tutto, anche con il tubino si usano, l'abbiamo visto in passerella dei più grandi stilisti, quindi io vado proprio tranquilla. Però siamo in 2, allora non mi vedrete mai con tacco 12. Ascolta, invece io voglio sapere da te tutti i gossip, tutto quello che non hai mai raccontato della prova del cuoco e di Menù di Benedetta, dove appunto sei stata, quindi ci racconterai di tutto e di più di questa trasmissione e di altre tante cose che tu hai fatto. Ma intanto gustiamoci questo caffè. Ci rivediamo qui tra poco. Carissima, eccoci qua in cucina. Oh, ciao, che onore. Elena. Ma ciao, ben arrivata. Grazie. Che spicciolino. Hai visto? Bellissimo. Voglio anche sapere quanti anni hai. Ho più anni. 30. Esatto, 30 anni. Guarda che allora sono sempre lei la più vecchia, veramente molti molti meno anni di quelli. Lo so, lo dico hai. Sempre. Non stavo parlando con te. Ah no? No. Allora, carissima Gabriella, allora, questo è il tuo pendiule. Adesso faccio vari giri io perché non ce l'hai. Non serve dirlo, sai, è poco carino. È poco carino. Hai ragione. Un giro solo. Fatti 4 nodi dietro piuttosto. 4 asole. E quindi è anche in tema oggi la ricetta, sì, con questo colore del grembiule. Direi di sì, direi di sì. Sì, perché faremo gnocchi con la zucca. Wow. Poi una grattatina di ricotta affumicata. Via. Per gli gnocchi di zucca e ricotta affumicata ci occorrono 600 g di zucca già cotta al forno, 100 g di ricotta, 150 g di farina 00, un uovo, sale, noce moscata, burro, foglie di salvia fresca e ricotta affumicata. Beh, posso dire che i colori che ci sono su questa tavola, no? In questa cucina sono veramente bellissimi. Cioè, il verde di questa salvia, la zucca, la ricotta affumicata così. Autunno. Sì. Ma un autunno bello. Caloroso. L'autunno può essere anche un po' triste. Ma guarda che l'autunno ha dei colori meravigliosi, non è mai triste, anche se ci sono quelle giornate un po' uggiose, però ha il suo fascino, io esatto. Lo adoro l'autunno. Tutte allora, le stagioni hanno sì. Loro fascino. Allora, mi fai una cortesia, mi vai a schiacciare la zucca, che così appunto poi è già pronta. Tanto lei è sgaggia, cioè. Sì, io non vado lì a preoccuparmi. Con lei. No, assolutamente. Assolutamente. No, guardate che delle volte i problemi li abbiamo anche noi, che in cucina siamo bravi, non è che vedi, perché delle volte non ma è così semplice. Ma è colpa di me che ha cotto troppo poco la zucca apposta. No, è un po', ci sono i fori. Dura. È dura? No, ci sono i frellini che sono tanto piccoli qua. No, magari possiamo anche fare un modo diverso. Problema. Il bello in cucina è risolvere i problemi. Perché no? È molto fibrosa questa, esatto. Sono le prime. Ma noi non ci facciamo spaventare. No, perché noi non... Hai ragione, Ilenia, guarda. Noi non ci facciamo assolutamente spaventare. Ci pensiamo in 2. Guarda. Ok, prendiamo una grattugia. Pronta, guarda, vai su se stai. Quindi io ne approfitto per farti qualche domandina e volevo proprio cominciare da qui, da questa tua, diciamo, vena televisiva che dalla cucina appunto ti ha fatto approdare a questi studi importantissimi, perché sono tutto iniziò con la prova del cuoco. Esatto, nel 2011 quando fui scelta dalla redazione ho partecipato una settimana e ho vinto tutta la settimana della gara
e dopo da lì è successo che la 7 stava cercando una persona che affiancasse Benedetta Parodi ai menù di Benedetta, che facesse domande, che comunque intervenisse in trasmissione. E mi hanno scelto. E così ti hanno scelto. Così mi hanno scelto perché forse sono proprio una persona così solare, allegra. È bello, è bello, bello, è sicuro, è sicurissimo. E come, quando sei arrivata, anche per esempio anche ai menù di Benedetta, qual è stata la tua impressione? Perché lì insomma sono studi televisivi di un certo tipo e di una certa dimensione. Non so se sei stata intimorita oppure ti è sembrato invece di essere come a casa. Insomma, all'inizio comunque la paura ce l'hanno tutti, non è vero? Anche gli esperti un attimo ce l'hanno, poi comunque mi sono sentita veramente a casa. Ilenia conosce, bene o male gli autori sono quelli di Masterchef, sanno veramente farti stare a tuo agio, sono persone carinissime, dolcissime, che stanno lì, che accudiscono come se fossero una famiglia. Poi quindi tu... Allora, questo smentisce l'idea che avevo io, cioè io non ho mai partecipato a questo tipo di programmi, quindi non, cioè, l'idea magari si può fare una persona di fuori che sia magari una struttura molto inquadrata, molto... È una famiglia invece, alla fine, vedi, poi. Vedi che è bello però. È vero. Poi dici magari no, so Milano, Roma, così, allora vedi come qualcosa di... Insomma, un po' comunque il viaggio c'è, perché io vengo da Modena, tu invece dalla provincia. Esatto, trevigiana, quindi alla fine però comunque ne vale la pena. Si registra a Milano anche... Il menù di Benedetta, certo, negli studi di Via De Ruta. Ah, in Via De Ruta. Via Mecenate. Sì, io ero in Via Mecenate, per cui una zona un po' esterna, diciamo, esatto, a quello che può essere appunto Via De Ruta, però... Il centro. E senti, ma lei com'è? Lei è molto carina, come la vedete. Cioè, così come la vediamo. Così come la vedete, assolutamente. Bella così. È così, proprio così. Quindi veramente simpatica. Magra così. Solare. È magrissima, ragazzi, proprio ancora più magra. No, no. Ah, te le mando un grosso bacio. Ciao, zia Bene, ciao. No, la salutiamo anche noi, la salutiamo anche noi. Così. Ti piace andare in televisione e cucinare per il pubblico a casa? Sì. Perché alla fine è un po' come i tuoi amici, no? Come se ci fossero i tuoi poi amici. Poi Ilenia te lo dirà, è veramente molto bello. Se la passione diventa professione, come il top. Allora, io ti do da fare intanto. Brava. Perché altrimenti... Allora, mi metti a sciogliere metà di questo burro, okay, in una pentolina e metti direttamente i rametti di salvia, che così poi quando... dobbiamo appunto andare a condire, non dobbiamo stare lì a cercare tutte le foglioline. Vi ho interrotto un attimo, no, altrimenti... No, vai, fatto bene. Perché tu intanto, Ilenia, scusami, allora, sai, io ho ricavato la polpa, appunto, vedi che appunto questi sono filamenti, sì, che non andavano bene poi da trovare dentro alle gnocchi, naturalmente. Io l'ho cotta in forno, semplicemente, quindi senza condimenti né niente, e giusto per tenerla un po' più asciutta, vedi che poi appunto, sì, non servirà troppa farina. Adesso andiamo a... Volendo possiamo cuocerla anche in padella? No, vai in forno. È meglio in forno perché così si asciuga meglio. Si asciuga, ok. Sì. Altrimenti in padella devi metterci un po' di olio, un po' di liquido. Adesso vado a sbattere leggermente l'uovo, okay, perché magari non mi serve tutto, ok? Quindi meno liquidi io vado a mettere, meno farina metterò poi. Ottimo, qua puoi alzare, sai? Sì. 5. Ecco, quindi mettiamo poi l'uovo un po' alla volta, sì. Perché devi verificare tu la consistenza. Esattamente. E senti, se ci sbagliamo ne mettiamo di più? Devi andare ad aggiungere più farina, quindi non va, non bene, va bene, perché poi diventano appunto troppo duri, come troppo gnocchi. 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 Ascolta, ma tu che sei di Carpi, quindi Modena, ok, si usa la zucca nella vostra cucina? Sì, sì. Tantissimo, però rispetto alla provincia mantovana, lì, loro utilizzano la mostarda, esatto, noi no, noi abbiniamo la zucca, facciamo dei tortelli di zucca, quindi anche a Mantova comunque tortelli di zucca vanno, sì, zucca vanno molto. Però loro con la mostarda, noi nella versione senza mostarda, ma con parmigiano reggiano grattugiato, e dopo vengono conditi o col classico condimento a base di ragù oppure con burro e salvia, come stai direttamente facendo tu, che è l'ideale. Burro e salvia. Poi spolverizzati. Mettete anche la noce moscata? Allora, ci sono due versioni, più nella tipica mantovana, da noi poco, perché comunque, come diciamo, spezza si usa poco la noce moscata, non piace tanto. Però l'ideale, sì, sarebbe nella ricetta tipica mantovana, mostarda, noce moscata, zucca. Beh, io quando faccio la strada, quella, la Romea, diciamo, nella zona di Ferrara, così, ci sono tutti questi venditori lungo la strada. Fantastico. Che vendono queste zucche meravigliose, e ogni volta riempio la macchina, poi me la faccio a pezzettini e me la metto in frigo. E via che vai, ti tagli un pezzettino anche di questo? Sì, e me la vai a grattugiare.
Io intanto sto facendo l'impasto che noi non andremo a stendere, quindi a creare il classico gnocchetto e poi tagliarlo, ma andremo a utilizzare la sac à poche, quindi con una modalità un po' più semplice anche per chi magari non ha estrema manualità. Allora vado a dare una grattata, non esagerando, appunto, di noce moscata. Però è la sua, non è la sua, perché poi in cottura appunto ne esce il profumo, è per quello che non si deve esagerare. Allora, la nostra Gabri sta finendo di grattugiare la ricotta affumicata. Io vado a trasferire appunto l'impasto all'interno della sac à poche. E allora, cosa? Noi nel frattempo, cara Ilenia, mentre trasferisci l'impasto nella sac à poche, andiamo invece a scoprire qualcosa di nuovo, un'eccellenza del nostro territorio. Ok. Bevanda alcolica ottenuta da cereali fermentati che piace davvero a tutti, uomini, donne, soprattutto è un must quando ci si incontra con gli amici. Eh sì, stiamo proprio parlando della birra. Ma la birra vanta anche radici antichissime. A spiegarcelo oggi c'è Enrico Pinton. Buongiorno. Enrico, e ben trovato a Due Chiacchiere in Cucina. Grazie. Brand manager di un birrificio importante sul territorio, Birra Antoniana, no? E Enrico, spiegaci un po' quella che è la storia della birra. La birra è vecchia quanto l'uomo, un po' come il vino. La sua storia inizia agli albori dell'umanità e le prime citazioni si possono vedere nelle antiche piramidi in Egitto o negli antichi codici dei Sumeri babilonesi. Ah, però, quindi proprio stiamo parlando... Assolutamente, l'origine dell'uomo coincide un po' con questa bevanda. Si dice che i primi esperimenti di birra fossero dovuti al masticare da parte delle donne di alcuni chicchi di cereali che poi grazie alla saliva fermentavano e sviluppavano il tipico alcol che è tipico appunto quindi, anche delle birre. Come tante cose è nata quasi per caso, no? Assolutamente. Poi era molto legata anche al processo di fermentazione del pane, tanto che veniva chiamata pane liquido, per capirsi. Quindi è una bevanda molto molto antica. Nei secoli si è evoluta naturalmente le fasi di produzione e di realizzazione di questa bevanda e nel corso del tempo si sono aggiunti tanti ingredienti. Un tempo, per esempio, il luppolo, che è l'ingrediente che tipicamente dà la mano in questa birra, non esisteva perché non era stato ancora scoperto. In Belgio, per esempio, veniva usato fino al 1500 una miscela di spezie non ben identificate che si chiamava Grut. Dal 500 i monaci del Belgio trovarono questa pianta che è il tipico brustangolo veneto, naturalmente selezionato per dare degli aromi e dei sentori particolari, che aveva delle caratteristiche antibatteriche, nel senso che riusciva a conservare la birra, ma anche amaricanti e aromatiche. E quindi dal 1500 si iniziò ad usare il luppolo. I monaci lo usano di fatto, quindi... Beh, diciamo che la storia della birra si intreccia anche alla storia religiosa, anche perché sì, esistono delle birre realizzate in monastero che si chiamano birre trappiste, o meglio, esistono sei monasteri che realizzano birre all'interno delle mura di questi monasteri cistercensi che si chiamano birre trappiste e che hanno un marchio di qualità, e quindi si intreccia anche con la storia religiosa. E in Italia invece, nel nostro territorio, cosa succede? Allora, l'Italia, come tutti i paesi del sud Europa, era più vocata al vino, quindi dai millenni, fin dall'antica Grecia, dalla Magna Grecia, si utilizzava e si preparava soprattutto vino. Diciamo che c'è stato un upgrade quando c'è stata la dominazione austro-ungarica, soprattutto nel nord d'Italia, dove gli austro-ungarici, in particolare gli austriaci, hanno importato la produzione della birra. Quindi anche guerre dell'indipendenza, quindi prima dell'unificazione dell'unità d'Italia. Esattamente, no? Anche in Veneto si beveva molta birra, soprattutto uno stile di birra che si chiamava stile Vienna, che è stato importato in Italia da un birraio Dreher, che insomma non a caso il nome. E che tra l'altro noi come birrificio Antoniana abbiamo ripreso proprio a livello filologico, perché a fine 800 era
una birra molto bevuta qui nel... E quindi voi avete ripreso un po' la birra della tradizione. L'abbiamo rielaborata, l'abbiamo reinterpretata, perché in questa birra c'è anche tanta creatività, oltre che tanta esperienza del nostro birraio, che è Veneto, di scuola Pedavena, che è un'altra pietra miliare nel panorama brassicolo internazionale, direi. E quindi è nata lei. Esattamente. Beh, Enrico, dobbiamo altro che ringraziarti per averci fatto questo super excursus storico. Prego. Dalle radici dell'umanità fino a oggi, e per quanto ci riguarda invece ci rivediamo in cucina. Guardate la nostra Ilenia come sta facendo questi gnocchetti. Rapidissimi, non esatto. Si sporca. Basta una sac à poche e siamo un coltello, a posto. Basta. Esatto. Bravissima. L'importante è che quando noi andiamo a dosare la farina, non lavoriamo troppo l'impasto, perché altrimenti si attiva il glutine e quindi diventano gommosi, un'altra cosa in più. Quindi mescolare velocemente senza star lì appunto a impastare come se fossimo se stessimo facendo il pane. Quindi, la cottura veloce. Ovviamente poi quando emergono, quando meno la galla esattamente, per noi sono pronti. Wow. Mamma mia, intanto qui c'è questo libro di cui adesso però voglio parlare, perché davvero è interessante ed è qualcosa di nuovo, no? Abbinare la cucina un po' alla storia di questo pazzo tatuatore assolutamente folle. Esatto, non ci piace così, ma ci piace così. Allora, cotto e tatuato. Non a caso il pazzo tatuatore poi è il record del numero uno mondiale. Sai, infatti, che tutti gli artisti sono pazzi, come anche in cucina delle volte ci vuole un po' di follia. World Guinness Record Man lui. Ma come vi siete conosciuti poi? Com'è nata questa collaborazione? Allora, ci conosciamo dall'infanzia, in quanto abitiamo nello stesso meraviglioso paese, che è il limite di Soliera, in provincia di Modena. Ricordiamo anche le origini, perché l'Italia è un paese meraviglioso, anche che ha delle cittadine bravissime, che sono fantastiche. E noi abitiamo in questo paese che fa 3.000 abitanti, che è spettacolare. E 3.002 con voi. 3.002 con noi, anzi li salutiamo tutti. Ci conosciamo dall'infanzia, siamo stati sempre amici, poi ci vediamo, tant'è che lui ha lo studio vicino a casa mia, abita dietro casa dei miei genitori, insomma. Ma posso dire che un po' voi siete due personaggi diametralmente opposti, esatto. Perché tu tutta carina, posata... Cioè, quasi uscita dalle fiabe, vedi lui, cioè... Ti ammazza, sì, è vero, nel senso buono. Sembriamo l'orco e la bestia. Come me e te. Poverino. Tu sei l'orco. Buono. Sì, grazie. Guarda, ci stanno facendo impiattare. Sì, ecco un altro dei nostri cartelli minacciosi. E ora impiattiamo. Sai che da noi di solito i gnocchetti c'è anche questa nuova tendenza di abbinarli con l'aceto balsamico tradizionale di Modena. Vabbè, però non dico glasse, dico il vero aceto balsamico tradizionale di Modena, invecchiato dai 25 ai 30 anni, bravissima, quella di ciliegio, rovere e castagno. Hai capito. Che sono ideali con i nuovi abbinamenti culinari con la zucca. Ma è pensa, buonissimo. Vedi? Caspita. Allora. Vedi, mi sposto. Via, così facciamo veloci. Abbiamo fatto un casino, ho fatto un casino qui sopra. Succede, dai. Sì, dai, succede. Ci sta. Qui accendiamo? No, è arrivato il momento, perché io adesso, quella è già pronta, profumata e tutto. Allora andiamo a prendere... Farcolata. A prendere qualche gnocchettino. Guarda che belli, sono fantastici questi gnocchetti. Sono belli, anche il colore è pazzesco. Adesso io me. Ti affido il piatto, fermo là. Guarda che contrasto, zucca, arancio, verde, esatto, e il marrone. Esatto, proprio i colori di cui parlavamo prima, no? Questa meraviglia di colori autunnali. Allora, io ti do il compito di metterci sopra un po' di burro profumato su questo qui. Sì. Si prenditi pure il cucchiaio. Burro profumato alla salvia in questo caso, diamo una leggerissima grattata appunto ancora di noce moscata, prendi solo il burro. Spettacolo. E allora mentre noi componiamo questo piatto veramente, veramente goloso, buono e bello da vedere, noi lanciamo subito la sfida al nostro sommelier. Chissà che vino abbinerà.
Telespettatori e amici, buongiorno. Eccoci all'angolo dell'abbinamento. Abbiamo un primo piatto di gnocchetti di zucca, piatto stagionale, ricco di amidi, quello che poi in bocca ci darà una tendenza dolce molto spiccata. Allora abbiamo pensato a un vino veneto, un vino del territorio. Tutti i vini del Veneto sono recensiti sulla nostra guida dell'AIS Veneto, Associazione Italiana Sommelier, diffidate dalle imitazioni. Li trovate tutti, basta andare sul nostro sito aisveneto.it. Questo è un Cartizze, è la zona più pregiata della zona del Prosecco, solo 107 ettari da cui si ricavano circa 1 milione di bottiglie. Questo è il Giustino B di Ruggeri, un vino top con una freschezza e una acidità moderata che mi servono per ripulire la bocca da questa tendenza dolce spiccata data da questi gnocchetti di zucca. Al calice si presenta di un bell'aspetto, luminoso, lucente, con un perlage molto fine, i profumi tipici del Prosecco superiore di Cartizze, e in bocca mi dà un perfetto equilibrio con questa tendenza dolce, senza cancellare il piatto, ma per esaltarne l'aromaticità. Assieme danno una piacevolezza finale veramente incredibile. Ancora una volta, provare per credere. Assaggiamolo. Buongiorno e ben ritrovati nel nostro angolo dedicato all'educazione alimentare, con noi il nostro gastroenterologo, il nostro Stefano Realdon. Buongiorno, ben ritrovato. Ciao, Stefano. Ben ritrovati. Sai, pensavo di regalare 1 chilo di zucchero alla nostra Ilenia così si addolcisce un po', cosa dici? Non so se si addolcisce, certo, 1 chilo di zucchero, insomma, mangiato soprattutto tutto insieme può creare qualche problemino. No, io scarto naturalmente, certo, certo. Ma non zucchero, fa bene o fa male? Allora, lo zucchero, parliamone, nel senso che uno dovrebbe anche sapere un po', se vogliamo un po' di storia. Allora, se io ti dicessi che l'umanità in generale si è evoluta nel tempo per migliaia di anni, diciamo, nostra specie, senza aver mai assaggiato neanche 1 grammo di zucchero raffinato, che lo zucchero raffinato esiste da poche centinaia di anni? Beh, effettivamente è vero, pensandoci sì, è così. Esatto, qualche dubbio sul fatto del realmente lo zucchero raffinato, quantomeno, sia un qualcosa di cui noi abbiamo bisogno che ci faccia bene, diciamo, viene. Tanto è vero che lo zucchero originariamente, quando è stato raffinato e quindi commercializzato, veniva utilizzato come un farmaco. Ah sì? Assolutamente sì. Dopodiché, siccome si produceva, si è cominciato a introdurre anche nell'alimentazione, facendo una serie di cose sicuramente molto gustose che non si conoscevano, tanto è vero che solo i ricchi all'inizio potevano permettersi lo zucchero raffinato. Oggi lo zucchero invece è molto a buon mercato e se uno fa attenzione anche nelle etichette è dappertutto, diciamo, lo zucchero raffinato. Se non è lo zucchero raffinato, che è lo saccarosio, che per legge si chiama zucchero, ci sono tutta una serie di altri zuccheri, lo sciroppo di glucosio fruttosio, il sucralosio, tutta una serie di altri zuccheri, diciamo, aggiunti. Se io poi ti dicessi che oggi in Italia un italiano medio si calcola che consumi qualcosa come 24 kg di zucchero in un anno, diventa, i dubbi si pongono, perché lo zucchero che l'umanità ha sempre conosciuto fino agli ultimi centinaia di anni c'era, ma era contenuto nella frutta, nelle mandorle, nell'uva sultanina, nella zucca, e lì aveva anche tutta una serie di altre cose che aiutavano anche a metabolizzare questo zucchero. Tutto questo per dire cosa? Non bisogna demonizzare lo zucchero, però rientra assolutamente nelle eccezioni. Allora noi come... Lo zucchero aggiunto nei cibi, nelle bustine, nei cibi che noi troviamo. Lo zucchero sano, l'unico vero zucchero sano, è quello che si trova in madre natura. Quindi la frutta. Le mandorle, l'uva sultanina, lì c'è zucchero buono. Il resto bisogna vedere.
Bisogna vedere un po', mi incute timore. Comunque, giusto, senza maniacalità. Esatto, tu ci hai insegnato la cosa bella che ne stiamo imparlando con te, è che bisogna appunto non mai demonizzare niente, avere sempre buon senso. Bisogna avere consapevolezza. Nel momento in cui uno la domenica si mangia un bel dolce, diciamo, con lo zucchero, deve essere di altissima qualità, per cui se lo ricorda per tutti i 15 giorni successivi in cui non lo farà. 15 giorni? Va bene, e con questo ritorno in cucina. 15 giorni. Ed eccoci qui pronti per la nostra seconda ricetta, anche questa molto golosa. È molto strana, secondo me. Cosa ne dici? Tu hai già spiato gli ingredienti? Ma invece ritengo che strana sia una ricetta molto molto buona, che piacerà tantissimo a casa. È furba. E allora, Ilenia? Prendetevi nota come ogni giorno. Per la torta di gelato ci occorrono 500 g di gelato a base cremosa, tipo cioccolato o nocciola, 180 g di farina 00, 2 cucchiaini di lievito per dolci, 2 cucchiai di zucchero. Beh, già che c'è il gelato... Sinceramente, io lo mangerei così. Oh no! È stato un piacere, ciao! Finita ciao la ricetta, arrivederci! Prendiamo i cucchiai. Cucchiai e via. Va bene, vabbè, dai, diamo questa idea. Allora, dobbiamo fare semplicemente due cose. Mescolare tutto, versare, poi cuocere. Quanto mi piace questa ricetta, così poi se avanza anche un pochino di gelato. È in freezer. Quello che è avanzato. Ah, ok, grande, Ilenia, mi piaci. Allora, vai. Versiamo. Fai tu, che così vai un po' meglio. Allora, la cosa fondamentale è di non prendere il gelato che sia perfettamente ghiacciato come da freezer. Quindi questo non è un errore, appunto, lasciarlo scongelare, sciogliere un po', perché ci darà una cremosità maggiore e poi sarà anche più facile, appunto, da lavorare. Quindi, chef, cuoca. Wow. Mescoliamo un po' per rompere la massa, appunto, quella che magari non è perfettamente sciolta, e piano piano andiamo ad aggiungere i 2 cucchiai di zucchero, quindi alla fine è pochissimo. Uh-huh. Che è già dolce di suo il gelato. Ma sì, perché? Perché la cosa importante è scegliere un gelato alla crema, perché dentro ha già uova, latte, panna e zucchero. Quindi possiamo sceglierlo anche al cioccolato, piuttosto che base cremoso, vaniglia, cioè quello che vogliamo. Wow. Questi sono i 2 cucchiaini di lievito. Beh, allora... E poi piano piano la farina. Beh, intanto io posso procedere con la mia intervista. Tu vai, 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 sì. Allora, perché noi abbiamo parlato, fino a tu l'hai chiamata cuoca, ma per un preciso motivo. Noi fino adesso abbiamo parlato ovviamente di una parte un po' ludica, un po' divertente della sua vita, però lei è cuoca davvero, cioè lei ha studiato, ha anche partecipato a dei corsi con chef di tutto capello, quindi... raccontaci un po' di questa tua parte di vita, Gabriella. Gabri. Allora, normalmente la televisione, sai, di solito si crede sempre che le persone che ci sono in ambito della cucina non abbiano studiato. Ce ne sono, ce n'è una parte che non ha studiato, la maggioranza invece viene tutti da scuole di alberghiero, comunque amanti della cucina che hanno fatto corsi di cucina. Io sono cuoca, ho anche l'idoneità sanitaria ultimamente rilasciata dalla mia USL di competenza, io abito in provincia di Modena, ho fatto un corso di cucina importante thailandese, quindi ho l'abilitazione come cucina thailandese. Mamma mia! Scuola proprio Thailandia, si chiama Cooking School Pan. Perché Thailandia? Cioè è una tua passione, una tua... Allora, ritengo che i sapori orientali abbiano delle diversità culinarie rispetto alla nostra, che sono molto interessanti da scoprire. Soprattutto nel riso, nell'impiattamento, nei sapori da abbinare al pollo con... Utilizzo anche delle spezie. Bravissima, che da noi non abbiamo la cultura, sinceramente. Però è anche vero, adesso io da ignorante, però quando mi parli di... Sulle nocciole. Perfetto. Di cucina thailandese, è anche vero che loro utilizzano, mangiano comunque... delle cose che qua noi non mangiamo, come noi mangiamo delle cose che loro là non mangerebbero mai. Esatto, però tanto per dirti, sicuramente il gambero che lo cuociono in pochi minuti in acqua bollente, lo mettono dentro, contano fino a 10, lo tirano su o ti impiattano il riso mettendoci una granella di nocciole tostate, da noi sarebbero veramente degli accostamenti che in cucina dicono mamma mia. Poi io parlo della mia zona, che l'Emilia Romagna si batte sempre a tagliatelle, ragù, tortellini, tortelloni, lasagne, che a me piacciono tantissimo, però come sapete
la cultura culinaria non è solo quella, ma è 360 gradi, anche se Forbes ha appena dichiarato che una delle cucine migliori al mondo è la cucina italiana. Quindi sì, non solo la dieta mediterranea è comunque salutare, esatto, anche per le mamme in attesa, per esempio. Esatto. È molto importante, la dieta mediterranea è riscoperta anche proprio a livello mondiale, quindi la nostra dieta alla fine è una delle migliori. Però effettivamente questi accostamenti di gusti che magari sono per noi azzardati, in realtà nel momento in cui poi li provi ti innamori, come è successo a te. Tantissimo. Ma tu sei stata? Io sono in Thailandia tante volte, comunque ho deciso di fare questo corso perché mi interessava, è un corso totalmente in inglese, quindi bisogna anche avere un po' di mestichezza di lingua. Ah però, e ti eserciti bene. Ti eserciti veramente bene, perché delle volte hai dei termini che, oddio, come si dice questo determinato utensile, che non ti viene la parola, però veramente molto bello. Poi ho fatto due corsi di cucina di perfezionamento da due chef importanti, e un corso invece per l'impiattamento di tutti i piatti, come vanno presentati, anche questo molto importante, da un'altra docente italiana veramente brava. E poi l'altra novità è che collaboro con la Gazzetta del Gusto, che è questa rivista enogastronomica bolognese che si occupa della cultura del cibo a 360 gradi. Vedi? Quindi partendo non solo dalle nostre eccellenze tipiche, ma anche tipo da sagre, eventi, fiere, trasmissioni. È giusto, è perfetto. E poi anche un blog. Ho un blog di cucina, perché questa è la cosa bella. Cioè, il caso. Il caso ha voluto. Esatto, è vero, è vero, è vero, è vero. Che la mia pagina Facebook, il mio sito di cucina, si chiama Cucini Amo con stile, e quello di Ilenia invece cucina con stile. Quindi cioè, questo è un incontro karmico, assolutamente. Quando sei nata? Il 14 aprile. Il 13 aprile, capite? Cioè, è un incontro karmico, abbiamo capito che è un incontro. E poi guarda, lei Masterchef, io per la televisione Milano Romagnola, Masterchef, abbiamo l'incontro. Vabbè, ho capito, vado via, arrivederci. Ciao. Finalmente ha capito. E invece che non hai niente in comune con noi. No dai, ascolta, allora abbiamo versato l'impasto all'interno di uno stampo, io l'ho leggermente imburrato per tranquillità, questo è uno stampo comunque antiaderente, quindi problemi non ce ne sono, però non avendo messo grassi creare questa impermeabile, questa impermeabilità, evitiamo appunto di fare figuracce e non riuscire a staccarlo, quindi 180 gradi per circa 40 minuti. Ottimo. Ascolta, un'ultima domanda Gabri, tu hai mai pensato di aprire un ristorante tuo? Allora, ci ho pensato, me l'hanno anche già proposto, vedremo, perché comunque la ristorazione mi piacerebbe tanto, nei ristoranti c'è veramente da lavorare, lo ricordo a tutti, perché non è solamente una cucinare. Bella, bravissima a cucinare, ma c'è tutto un insieme, un coordinamento, una cosa mia. Tante cose, mi piacerebbe tantissimo, io comunque organizzo anche corsi di cucina per bambini, che sono la mia passione. Potremmo organizzare qualche corso insieme, no? Brava, facciamo fare tipo, non so, un topino di frutta, un coccodrillo fatto col kiwi. Li ho visti lì, li ho visti su Cotto e Tatuato. Esatto, esatto, insegniamo comunque ai bambini, senza l'utilizzo ovviamente di coltelli, perché gli ritagliamo noi le porzioni, com'è bello stare in cucina, mangiando cose sane, divertendosi, quindi anche con tipo un kiwi, facciamo un bel coccodrillo, mettiamo la banana, creiamo un altro personaggio, insomma tante pomodorini e coccinelle io faccio. Bravissima, coccinelle, olive abbinate, tagliate, ottima idea, vedi, siamo proprio sul pezzo, io e Ilenia, abbiamo il futuro insieme, siamo di qua. Direi di sì, direi di sì, ma comunque la cosa bella, che penso sia bella, sicuramente lo è per me, adesso volevo la tua opinione, il fatto che la cucina oggi sia sempre comunque tanto di moda, da una parte magari dici è molto sfruttata, insomma, noi siamo contenti altrimenti non lavoreremo qui, però insomma è molto sfruttata, secondo te è qualcosa che andrà avanti ancora per molto? Perché la gente dopo anni di trasmissioni di cucina, dopo anni di è ancora così tanto interessata? Vabbè, se pensate che le persone comunque 3-4 volte al giorno mangiano, è il minimo, quindi colazione, pranzo e cena, e poi comunque ragazzi tutte le volte che si va a casa io vedo delle mie amiche che apro il frigo e che cosa faccio oggi con due ingredienti, quindi diamo anche delle idee a casa con due ingredienti. Tu l'hai fatto con tre ingredienti, effettivamente, quindi la nostra Ilenia è sul pezzo, bravissima, mi piace questa espressione. E allora, che dire, lei cucina in forno? Sì, noi aspettiamo un po', intanto facciamo due chiacchiere. Sì, cioè, due chiacchiere in cucina mentre la torta cuoce. Che strano, un gelato in forno però, D'altra parte, da me cosa puoi aspettarti? Un minuto di pubblicità e poi torniamo qui.
Eccoci qua con la nostra Gabriella Gasparini, la nostra cuoca in mezzo alle cuoche. No. Vabbè, dai. Allora, una volta ad honorem. Sì, è vero, ormai possiamo dare il premio ad honorem alla cuoca ad honorem. Sì. Sì. Bando a queste stupidate, dai. No. Allora, questo risultato, ok? Adesso andremo a dare appunto questa fettina al nostro sommelier. Piccola, piccola, ma piccola, piccola. Come sei cattiva. Più che sufficiente, dici? Ecco, vedi, sì, non lo so, che ce le mangiamo noi. Ci metti un po' di zucchero a velo, che poi certo. Un po' di granellina. Sì. Io posso fare un piatto un po' artistico? Beh, sì, dai, visto che c'è lei presente, insomma, onoriamo. E visto che lei è attenta alle mode, attenta allo stile, dobbiamo giustamente curare anche la parte grafica. Vuoi assaggiare, Anna? Beh, oddio, se insisti. No, sarei anche curiosa, eh? Se insisto, l'ho detto mezza volta. Forse, non so, se ti piace. È una consistenza... un po' strana, ma mi piace. Una strana... è molto morbida. Sì? Dai. Esame fattivo. No, è buona! Gelato? Dovrebbe sapere di ottimo gelato, esatto. Anche. Sa di gelato questa torta. Poi dovresti sentire un pochino la torta, quindi l'impasto della torta con lo soffice del gelato. Torta e gelato insieme, grande idea. Beh, guarda, me ne mangio un pezzettino anch'io, però adesso devi dirci. Sei golosa da morire. Dolce o salato? Sì, salato io. Scommetto che tu sei una di quelle che mangia tanto. Esatto. Che può praticamente, non so, non fa movimento perché tanto comunque, giusto? Ok, arrivederci anche a te. Ciao. Era simpatica. C'era simpatica una volta. Esatto. Cosa vuoi che ti dica? Così. Beh, da te. Insomma, ci tipo fino a un po'. Ascolta, che ma davvero? Bella presentazione, cara Elenia. Sei una di quelle sfortunate che sfortunate non è grassa. Sfortunate che... no, dimagrisco! Ma perché? Ma no! Allora, chi mi conosce mangio tanto ed è vero. Non sto mai ferma e brucio tutto, per una fortuna. Tra qualche anno vedremo, però. Beh, ormai, eh. Vedremo tra qualche anno. Se sarà ancora così. Brava, te l'ho detto apposta. No, secondo me il grande cambiamento c'è tra i 20 e i 30. Quando entri nei 30 basta. Anche i 40. Sì. Anche i 40, oh, no. Diciamo. Anche i 40. No, dai, tu sei ancora giovane. Sai che noi però. Sì, ho già avuto uno shock tra i 20 e i 30, figurati. Dopo metti questa basilico. Sì, perché non aumenta. E quindi... accostamento audace. Qualcosina. Eh beh, sì, beh, il basilico nei dolci è buonissimo, Fantastico però, Beh, allora sono proprio curiosa. Sono curiosa di sapere cosa ne pensa il nostro sommelier, quindi che vino abbinerà. Buongiorno amici telespettatori, eccoci all'angolo dell'abbinamento, abbinamento cibo-vino. Oggi faremo un abbinamento per concordanza, abbiamo un dolce e quindi abbineremo un vino dolce. Siamo andati in Francia, nel sud della Francia, abbiamo scelto un Muscat de Boom de Venise. È un moscato originario della Siria, che nel sud della Francia ha trovato il terroir, il clima, il microclima e il terreno ideale per arrivare a perfetta maturazione, per dare i sontuosi profumi tipici del moscato, caratterizzati da questi alcol monovalenti, intenso al naso, vedete il colore dorato, luminoso, intenso immediatamente al naso e poi in bocca. È un solluchero, credetemi, si abbina benissimo con questo dolce che sa di nocciola, ma lui con la sua freschezza che mantiene a lungo riesce a ripulirmi la bocca da questa dolcezza spiccata. Allora ecco che
ti invita al secondo sorso, e questa è la piacevolezza di un vino dolce. Quando invita al riassaggio, vuol dire che ha una sufficiente acidità in grado di ripulirmi la bocca, ma di non cancellare il ricordo del piatto. E qui l'abbinamento è armonico e perfetto, perché il vino esalta il piatto e il piatto esalta il vino. Come dire, l'uno privo dell'altro non possono stare. Degustatelo! Ah, molto bene, molto bene, ma... Ti sento con la bocca un po' impastata. No, è che guardavo qui, osservavo, è passato un topolino per caso? Ma due topolini, due? Una pantegana e un topolino, in questo caso. La nutria. Mamma mia, no? È quella che non mangia mai, che sono io. Sì, esatto, cioè proprio. Allora, Ilenia, carissima. Questo è il menù di oggi, quindi abbiamo un primo piatto e un secondo e un dolce, quindi abbiamo fatto il menù completo. Iniziamo appunto con il primo piatto, che sono i nostri gnocchetti alla zucca. Abbiamo cotto la zucca al forno, poi l'abbiamo schiacciata, impastata appunto insieme alla farina, all'uovo, una grattata di noce moscata e la ricotta. Riposto tutto nella sacca poche, poi cotti appunto facendoli cadere, tagliando con il coltello, sopra l'acqua in ebollizione leggermente salata. Li abbiamo poi conditi con un burro leggermente profumato appunto alla salvia e poi la nostra ricotta affumicata a finire. Quindi autunno a tutto tondo, facendo così rimane bello arancione anche il gusto, anche il colore. Per quanto riguarda invece il dolce, un dolce un po' pazzo, diciamo, perché abbiamo cotto il gelato, un gelato rigorosamente alla crema, quindi che contiene anche una parte di naturalmente uova e latte. L'abbiamo impastato appunto questo gelato leggermente ammorbidito a temperatura ambiente con la farina, lo zucchero e il lievito, mescolato bene, poi riposto fatto a cuocere appunto in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 40 minuti. Se vogliamo possiamo servirlo con un po' di gelato, direi che ci sta, insomma, la mattina a colazione senza e poi magari come dessert con... Sì. Vabbè, dai. Ascolta, la nostra Gabriella Gasparini, qui nostra ospite oggi, blogger, cuoca, scrittrice, amica di Alle Tattoo, quindi già qui ha guadagnato 100 punti per me, grazie per essere stata con noi. A voi. Questa è la tua ultima fatica in ordine di tempo, perché ce ne saranno molte altre, credo, conoscendoti. Esatto. Quindi Cotto e Tatuato, dove lo troviamo? Lo trovate su Amazon in tutte le librerie italiane. Ecco, allora sapete dove trovarlo. E allora io vi ricordo naturalmente che le ricette e questa puntata la potete rivedere sul nostro sito www.settegoldtelepadova.tv e vi ricordo naturalmente che abbiamo un profilo Instagram, quindi con le nostre fotine, Twitter, Facebook. Foto non solo di piatti, anche Diana che si pettina, che si trucca. Beh, solo io. Che è un po' Vanesia. Beh, vabbè, abbiamo una bravissima parrucchiera, lo sai, la Dora. Cioè, straordinaria, quindi cioè, la semplicità, però insomma. Poi sono io quella Vanesia, vero? Sono io quella Vanesia, vero? Inquadrate bene. Basta. Io voglio Benedetta oppure Antonella, qui non voglio Ilenia, vattene. E io vorrei una allora, conduttrice. Ecco, vabbè, comunque abbiamo anche il canale YouTube, perciò iscrivetevi. Ecco. E cos'altro dire? Direi a questo punto alla prossima puntata e buon appetito. A domani. Ciao. Mangiamo? Dai. Mangiamo questi pezzettini. Ehi, topolini, vedi?